Eccoci qui che ci siamo, siamo online. Ciao ciao a tutti, io sono Andrea Castello, benvenuti e benvenute in questa bellissima diretta chiamato L'arte del montaggio. Quello che faremo è una lezione o comunque un tutorial in diretta su come fare determinati video, su come montare determinati video e anche per parlare un po' del più, del meno. Sull'arte del montaggio e sull'arte del cinema un po' in generale. Come montare un video quadrato di Instagram barra Facebook, comunque delle reti sociali. Prima cosa dobbiamo aprire un nuovo progetto. Questo nuovo progetto deve ovviamente avere la caratteristica quadrata. In questo caso Itfilm Express dà direttamente la opzione Instagram Square a 30 fotogrammi al secondo. Ed è quella che ci interessa a noi. Il programma ci dà una durata di 5 ore, non è necessario fare un video di 5 ore, semplicemente è la durata del progetto. Possiamo fare anche di un'ora, però a me piace tenere queste 5 ore di base disponibili che danno per poter utilizzare, diciamo così, la timeline come banco di lavoro, quindi prendere le clip, spostarle, metterle da parte, metterle in una zona della timeline per poi ripescarle e rimontarle. Mi sembra tutto a posto, la risoluzione è quella lì, 1080x1080, è un quadrato, è sulle reti sociali, non c'è bisogno di altre cose. Adesso il programma caricherà. Ok, mi sposto di qua perché così ho l'opportunità di spiegare come funziona il programma. Allora, il programma presenta questa zona qui che è la zona appunto di preview del video. Più sotto la zona appunto di timeline, nel nostro banco di lavoro, la quale la timeline è divisa nella parte video. E qui, come potete vedere, c'è la parte audio. Abbiamo di default una traccia video e una traccia audio, e per le tracce audio abbiamo una traccia master per poter lavorare con il volume. Questa barra, linea bianca che vedete, è appunto la barra per il volume, dove c'è la possibilità di poter alzare o abbassare i decibel. Lo ridimensioniamo perché andiamo a vedere altre sezioni. Questa sezione qua in alto è una sezione dove appunto si possono caricare i materiali, quindi video, grafiche, eccetera, eccetera, dove al suo interno per default c'è un'altra sezione chiamata controlli, dove si possono controllare le varie clip. E più sotto abbiamo tutti gli effetti. Questa lista qui sono tutti gli effetti che abbiamo a disposizione. Questo tab ci dà la storia delle azioni che abbiamo fatto e poi abbiamo un altro tab che ci permette appunto di personalizzare i testi, ma senza altri indugi andiamo avanti. Quindi carichiamo appunto sul discorso dei video, carichiamo il nostro video del vlog di questa settimana. Bisogna aprire la cartella e trascinare il nostro video e il sistema lo carica. Ecco qua il mio bel faccione che spiega certe cose. Quindi faremo la versione un po' più ridotta di questo video quadrato e la versione ridotta. Il tema di questo video appunto è come usare Twitch per far crescere YouTube. Se decidiamo di utilizzare ci sono tanti tanti aspetti da tenere in conto per creare questo video. Gli aspetti per creare questo video ovviamente sono il formato, che deve essere questo formato, e organizzare il formato quadrato, dico, e organizzare lo spazio quadrato per mettere tutte le informazioni possibili. Questi video di solito hanno il titolo del tema che si parla direttamente nel video ed è utile perché dà visibilità al video stesso, nel senso quando uno scrolla verso il basso vede già il titolo prima ancora di vedere il video o comunque di leggere esattamente il posto di quello che parla il video. Attraiamo l'attenzione della gente, fare in modo che si fermino per vedere il video. Quindi nella parte superiore mettiamo il titolo. Nella parte inferiore mettiamo i sottotitoli e ricordiamoci anche che questi video hanno una particolarità molto molto curiosa che è utilizzata comunque già l'utente
è abituato a vedere è la classica barra, quella che anche YouTube usa, quindi la barra rossa che diventa sempre più grande quando andiamo verso la fine. Andiamo a organizzare il video. Prendiamo il nostro video e lo mettiamo nella nostra timeline. Ovviamente il sistema ci dice: guarda che il formato di questo video non corrisponde con il formato del progetto, che il progetto è quadrato. Vuoi cambiare il formato del progetto? No, perché noi vogliamo il video quadrato. Ora dobbiamo ridimensionare il video, perché come vedete il video sfora, viene fuori. Questo è il programma, vi dice appunto che la zona di lavoro che l'ha quadrata, il video sfora. Quindi cosa dobbiamo fare noi? Ridimensionare il video. Lo possiamo fare in due modi: prendere uno dei nodi e spostarlo, però come vedete lo spostiamo e lo possiamo cambiare, restringere, allargare, eccetera eccetera. Oppure possiamo prendere sempre il nodo, tenere premuto CTRL e vedete che ci fa ancla l'angolo in alto a destra, così lo possiamo spostare. Oppure possiamo anche premere Shift, prendere il nodo e in questo modo lo ripiccioliamo secondo scala. Un altro modo per poter ripicciolirlo secondo scala è andare sulla tab di controllo che c'è qui in alto, c'è appunto la dicitura qui Scale e la andiamo a scalare. Lo scaliamo così perché è molto più preciso. Scalandolo così è molto più preciso. Ora andiamo avanti. Abbiamo uno sfondo nero. Vedremo il video e abbiamo uno sfondo nero e quindi che cosa facciamo? Con questo sfondo nero lo possiamo lasciare nero e quindi utilizzare una fonte, di caratteri che attirino l'attenzione, oppure mettere un colore di fondo. Per mettere un colore di fondo è piuttosto semplice. C'è in It Film Express una particolarità, qui c'è il pulsante nuovo. Con il pulsante nuovo è possibile appunto creare un piano in questo caso colorato o trasparente per poter fare determinate cose. Noi lo vogliamo colorato, un piano colorato, e lo vogliamo colorato di bianco, per esempio. Ecco che il piano colorato bianco ci appare nella nostra tab dei media, perché è un elemento in più. Un'altra particolarità, vedete che il video legato all'audio, in modo tale da che quando spostando la clip del video spostiamo anche il suo corrispettivo audio. Ma spesso e volentieri non vogliamo eliminare, diciamo, questo vincolo, e c'è una bellissima opzione che si chiama appunto Unlink, cioè scollega. Cliccando su scollega io posso lavorare indipendentemente le varie tracce, la traccia audio e la traccia video. Li scollego perché ovviamente voglio mettere il fondo bianco sullo sfondo e devo metterlo appunto nella traccia video numero 1. Devo spostare appunto il video del mio faccione dalla traccia 1 alla traccia 2 per spostarlo come nel livello superiore, per poi occupare nella traccia video 1 il nostro piano. Ovviamente il piano colorato dura qualche secondo, noi lo estendiamo per tutta la durata del video. Ovviamente possiamo poi cambiare con le proprietà del piano, possiamo mettere anche rosso. Ed eccolo qui. Adesso facciamo una bella cosa: visto che il nostro obiettivo è quello di farlo durare un minuto, che più o meno il minuto è qua, eccolo qui, deve durare tanto, dobbiamo vedere il video, ascoltarlo e ritagliarlo. Eccolo qua, schiaccio C, non so se si nota, ma l'icona del mouse ha cambiato ed è diventato un rasoio, una lama di rasoio. Questo significa che taglieremo la clip esattamente nel punto dove decidiamo. Con il tasto
vi ritorneremo con l'opzione di selezione della clip e così potremo continuare a fare il nostro lavoro. Un errore che mi sono appena reso conto è che abbiamo scollegato l'audio con il video, quindi cosa succede? Succede che faccio clic sul video, il taglio me lo fa sul video e non sull'audio, ma se le due clip, video e audio, sono collegate, linkate, diciamo così, allora il mio taglio andrà su entrambe le piste. Perfetto, andiamo avanti col nostro video. Allora, la cosa bella è che abbiamo già fatto un piccolo montaggio e dura 30 secondi, ancora meglio. Perché? Perché meno tempo si spende sulle reti sociali, YouTube, è meglio. E gli dobbiamo dare appunto il titolo. Il titolo è come usare Twitch per crescere in YouTube. Quindi facciamo qui dove c'è una A nel viewer, e clicchiamo qua e scriviamo appunto come. Ed eccoci qua, abbiamo messo il nostro titolo. Quello che ora dobbiamo mettere è quella famosa barra che dice appunto fino a qui tu stai vedendo il video. Lo facciamo così, aggiungiamo un nuovo piano colorato, in questo caso visto che è tutto rosso non si vedrebbe, quindi al posto di fare la barra rossa la facciamo blu. Ovviamente qui possiamo nominarla dicendo barra tempo, la mettiamo soprattutto perché così noi la vedremo come ultimo livello e in questo caso, come puoi vedere, si è messa a tappare tutto il video, ma noi la prendiamo, la rimpiccioliamo e la spostiamo verso il basso tra il video e lo sfondo. Tiriamo tutta la clip per la durata del video. Questa barra la prendiamo, andiamo nella sezione controllo, clicchiamo dove c'è la posizione, c'è un bollino dove appunto si può selezionare. In questo modo attiviamo i keyframe, che sono i fotogrammi chiave per poter creare un'animazione. La nostra animazione è semplice, c'è un punto di inizio e un punto di fine. Il punto di inizio è la barra a 0 e il punto di fine è la barra a 100%. Il nostro punto d'inizio, andiamo alla fine della clip e portiamo la barra al 100%, come avevamo detto. Se facciamo una prova a vedere, la barra si genera a seconda del tempo che viene consumato del video, un po' per avvisare all'utente che vede il video a che punto è del video. Adesso siamo arrivati al punto più doloroso, che è quello dei sottotitoli. I sottotitoli qua bisogna metterli e sono è un lavoro tedioso, perché appunto bisogna ascoltare e poi trascrivere quello che si ascolta, però magari riusciamo a farlo in un modo piuttosto veloce. La mia idea è appunto quella di qui c'è la A per i testi, clicchiamo su un punto, trasciniamo e facciamo un bel quadrato. Questo quadrato è dove noi andremo a scrivere, quindi la A, chiaro, bisogna ridimensionare il carattere, metterlo in centro perché un sottotitolo si deve vedere bene. Ok, la mia idea è appunto quella di, e passiamo per il prossimo, andiamo avanti. Lo rivediamo dall'inizio, giusto per renderci conto come è venuto fuori. Come usare Twitch per crescere in YouTube. La mia idea è appunto quella di sfruttare Twitch per poter produrre video di YouTube. Infatti una della caratteristica principale di Twitch è quella che tutti i video sono dirette, ma la cosa bella è che questo contenuto poi si può rimontare e riciclare per poterlo caricare poi su Twitch. Non solo ti dà la possibilità di fare delle dirette in stream, ma anche
di creare delle clip, e queste clip derivano direttamente dalle dirette che tu hai fatto. Io direi che va bene, che ci siamo. Quindi il prossimo passo, abbiamo fatto un bel video di 30 secondi, il nostro limite massimo era appunto di un minuto, ma 30 secondi va benissimo perché possiamo promuoverlo anche come video YouTube short, oppure reel di Instagram, oppure anche video Twitter, da limite massimo di 2 minuti per video. Adesso cosa c'è da fare? Semplicemente esportare. Abbiamo altri due pulsanti importanti, la I e la O della tastiera, dove se andiamo nella timeline, schiacciamo la I, diamo il punto di inizio della cattura del video, quindi il punto di entrata in, e quando andiamo in fondo al video gli diamo alla lettera O, che è il punto di uscita del video, quindi out. Questa parte viene evidenziata in azzurrino. Cosa significa? Significa che adesso aggiungo alla coda di esportazione la parte di in ed out, quindi quella evidenziata. Gli dico dove salvarla, gli do anche un titolo. Una volta fatto questo, abbiamo deciso anche dove salvarlo e gli diamo start exporting e aspettiamo. Ritornando al nostro video, l'abbiamo salvato nella nostra cartellina. Cosa facciamo ora? Andiamo sulla pagina di Twitter e carichiamo questo video su Twitter. Approfittiamo anche per pubblicarlo, perché no, su Instagram, visto che è possibile pubblicarlo su Instagram. Vediamo, eccoci qua, lo pubblichiamo anche qui. Perché anche questo è parte ovviamente della creazione dei video al XXI secolo. Condividerlo nelle reti sociali. Ed eccolo qua, il nostro video sulle reti sociali.